Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come animare un quadro, in questo caso appunto la Gioconda, io ho scelto, ma si può scegliere qualsiasi quadro, con l'utilizzo di Photoshop e successivamente di After Effects. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. La prima cosa che dobbiamo andare a fare praticamente all'interno del nostro quadro e andare a scegliere quali parti appunto farle muovere. Io ho scelto di fargli muovere il braccio e la testa, quindi quello che dovremmo andare a fare è appunto separare, come vedete, il braccio, andando a ricreare anche la parte sotto e la testa. Naturalmente, se io tiro via questo e questo qua, mi rimane solo la testa. Allora, come si fa? Apriamo appunto l'immagine originale, quella completa, andiamo a duplicare il livello, quindi Command J sulla tastiera, ed ora andiamo appunto a selezionare il nostro braccio. Quindi prendiamo lo strumento penna, zoomiamo e andiamo a fare il contorno del nostro braccio. Più o meno io parto da qui, quindi pian piano andiamo a fare appunto con la penna tutto il contorno del nostro braccio. Bene, una volta fatta la nostra selezione, facciamo tasto destro, facciamo crea selezione, ok, e facciamo Command J per andare a duplicare il nostro livello. In questo modo abbiamo la replica del nostro braccio. Quello che dobbiamo andare a fare ora è però eliminare questo braccio qui, quello al di sotto, in modo che quando andiamo a muovere la parte sotto ci deve rimanere appunto senza il braccio. Quindi dobbiamo andare a ricostruire questa parte come ho fatto di qua. Se noi andiamo a togliere, come vedete, ho ricostruito il braccio e tolto questo. Per farlo usiamo il timbro clone, quindi selezioniamo il livello sottostante. Ora cambio pennello perché c'è un pennello che non va bene. E pian piano andiamo appunto a togliere tutto il nostro braccio. Ora, per fargli il contorno appunto l'orlo della manica, io ho con lo strumento lasso praticamente selezionato il contorno dell'altra manica in questo modo, facciamo Command J per copiarlo. Dopodiché lo andiamo a ruotare e poi ho fatto modifica, trasforma, rifletti in verticale, in modo da andarlo a inserire e farle l'orlo della manica anche qui. Poi col timbro clone continuiamo ad andare a sistemare la nostra manica. Ok, bene o male, fino a ottenere un risultato di questo tipo. Quindi questo sarebbe il nostro risultato finale. Se adesso, selezionando il braccio,
uno va a muovere, come potete vedere, già un po' il risultato si vede. Quindi questo è il primo passaggio. Adesso vado a rinominare, questo lo chiamo sfondo, questo lo chiamo braccio, questo per ora lo deselezioniamo, intanto non ci interessa. Ed ora praticamente dobbiamo andare a fare lo stesso procedimento con la testa, come ho fatto io di qua. Andiamo a fare il nostro contorno della testa e, una volta scontornata, andiamo a eliminare parte, non tutta, non c'è bisogno di farla tutta, anche perché il movimento della testa nel mio caso non è molto, quindi cioè, si muoverebbe più o meno in questo modo, quindi non c'è bisogno di andare a rimuovere tutta la testa sottostante, basta solo toglierne in parte, in modo che quando si muove, come vedete, il paesaggio di dietro si vede. Una volta fatto anche questo, salviamo il nostro progetto in Photoshop, quindi .psd. Lo salvate sulla scrivania o dove volete, insomma. E una volta salvato, apriamo il nostro After Effects, andiamo a fare una nuova composizione, facciamo OK, ed ora andiamo a importare la nostra foto in formato PSD, quindi Photoshop, in metraggio, selezioniamo, facciamo apri, stili di livello modificabili, e come vedete qui all'interno abbiamo tutti i nostri livelli di Photoshop. Quindi prendiamo questa cartella e la portiamo sotto nella nostra composizione. Ora schiacciando, selezionandoli tutti, se schiacciamo S ci apre la scala e andiamo a rimpicciolirlo fino a portarlo all'interno della nostra composizione, in questo modo. Ora vado a sistemare le varie parti del corpo, tipo prendo il braccio e lo vado a posizionare al suo posto. Ok, in questo modo. Vado a selezionare la mia testa, che la vado a portare in alto perché me l'ha messa in basso. Anche qui la vado a sistemare. In questo modo. Ora, questo livello, che è lo sfondo, che sarebbe l'immagine completa, non mi interessa, quindi io lo vado a eliminare. E qui abbiamo i nostri tre livelli, quindi testa, braccio e il nostro sfondo. Ora, per andare ad animare la nostra foto, dobbiamo usare questo strumento perno posizione. Lo selezioniamo e andiamo a selezionare i punti. In questo caso io adesso interagisco sulla testa, quindi i vari punti da andare a muovere. Io quindi vado a selezionare il mento, la parte superiore della testa, e se vedete qui sotto, se andiamo a aprire appunto gli strumenti del livello testa, ci ha creato trama e deforma, come vedete, 1 e 1, 2. Questi sono i nostri due punti che siamo andati a fare. Se andiamo ad aprire, infatti, come vedete, ci ha selezionato due marcatori. Se noi ci spostiamo un po' e andiamo a selezionare tipo questo, se noi lo andiamo a muovere, come vedete, la nostra testa si muove. Tutto qui. Molto semplice. Ora vado a cancellare qui. Io tipo faccio a un secondo, porto praticamente alla fine, no, ci portiamo tipo a 2 secondi, quindi
sposto i miei due marcatori, che sarebbero appunto il mio punto finale, che deve risultare così, a 2 secondi. Mi porto all'inizio e vado a muovere praticamente i miei punti. Quindi io voglio che faccia leggermente un movimento con la testa. In questo modo, quindi, se andiamo a fare play, come vedete, la nostra testa si muove secondo il movimento che gli abbiamo dato. Stessa cosa vale per il braccio. Quindi torniamo a selezionare il nostro punto di perno, selezioniamo il nostro braccio e andiamo a mettere tipo un perno all'inizio del nostro braccio, uno nel gomito, magari uno nel polso e uno qui dalle dita. Anche qui, come vedete, in trama, in deforma, ci ha creato questi 4 perni. Quindi li andiamo ad aprire. Qui ci ha creato i nostri marcatori. Quindi eravamo a 2 secondi, magari ci portiamo a 4, spostiamo i nostri marcatori in modo che a 4 secondi sia il nostro risultato finale e lo facciamo iniziare a muovere tipo dopo un secondo più o meno, dopo, insomma, guardateci voi. E anche qui è la stessa identica cosa, se andiamo a muovere questo perno, come vedete, muove la mano, qui muove il polso e qui muove il gomito. Tutto molto semplice. Oltretutto, qua adesso tipo prendiamo questo perno qui, che è il primo, come vedete, se voi selezionate il perno in automatico vi seleziona qui di fianco qual è. Quindi il primo in questo caso è posizione, ma possiamo mettere rigidità, quindi ci tiene bloccato questa parte. Infatti, come vedete, sparisce, e se noi andiamo a muovere vedete che è letteralmente bloccata questa parte, che è quello che voglio io, in modo da non andare a alterare le dita. Quindi in questo caso io lo lascio rigido. Il secondo punto, anche qui in questo caso, è in posizione, possiamo anche andare a fare piega, che ci permette in questo caso di allargare, zoomare, come vedete, in questo modo. Io lascio posizione, oppure avanzato, che anche qui ci permette, insomma, di oltre alla posizione anche la scala e la rotazione. Io comunque lascio in posizione, a parte il primo che lascio rigido, ed ora vado ad animare il mio braccio. Quindi io voglio che mi parta tipo in su, quindi più o meno qua. Vado a spostare leggermente anche il mio gomito e il mio punto iniziale. Semmai in questo gli vado a dare anche avanzato e vado a diminuire anche leggermente la scala, perché altrimenti me lo deformo un po' troppo. Ovvio che dovete cercare di muovere, di fare i movimenti senza deformare più di tanto quello che è l'immagine. In questo caso il movimento risulterebbe questo qua. Praticamente il nostro risultato finale sarebbe questo: gira la testa e sposta il braccio di sotto.
adesso ho fatto molto velocemente, ma è per farvi vedere appunto come funzionano questi punti di perno all'interno di After Effects. Tipo un'altra cosa che potremmo fare in Photoshop, se andiamo a selezionare solo la bocca, è quella tipo di farla sorridere, oppure se selezioniamo un occhio, quello di farglielo chiudere o aprire. E niente, questo è tutto. È abbastanza carino, perché insomma riuscire ad animare un'immagine, adesso vabbè, l'ho fatto molto velocemente, anche i capelli sarebbero da sistemare, ma è giusto per farvi vedere come poter animare una foto con Photoshop per separare i vari livelli e alla fine con After Effects per animarlo. Detto questo, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Vi ringrazio di avermi seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Commentate per qualsiasi cosa. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!